Quest'anno la Summer School ha scelto come argomento i mezzi fisici. È stata una scelta inizialmente, magari poteva sembrare strana, dopo 12 anni, è la 12ª edizione, toccare questo argomento, però devo dire che è stata una scelta alla fine che si è rivelata vincente. Tant'è che abbiamo avuto ben 80 ragazzi, noi normalmente il nostro target sono 40 giovani medici, quest'anno sono stati il doppio 80, quindi vuol dire che l'argomento suscita interesse e sta suscitando interesse perché i giovani hanno capito che questo è uno strumento in mano al fisiatra che può e deve essere utilizzato nelle opportune indicazioni, ci mancherebbe, e non lasciare questa possibilità ad altre figure professionali che nel tempo se ne sono oggettivamente appropriate e non è corretto. Quindi il fisiatra deve nuovamente tornare ad essere il protagonista anche in questo tipo di trattamento che fa parte del progetto riabilitativo e quindi ecco che noi abbiamo scelto questo qua. Questo argomento e noi abbiamo, possiamo dire, abbiamo fatto centro. I giovani che sono stati qui quest'anno sono stati come al solito parte dalle università italiane e parte dalle università dell'area dei paesi europei e del Mediterraneo. All'incirca un 30-35 italiani, il resto erano tutti stranieri e da tutti i paesi. Abbiamo avuto dai paesi dell'est parecchia gente, abbiamo avuto dai paesi del Mediterraneo, dai paesi frontalieri anche delle presenze. Addirittura c'era un ragazzo dal Sudan che voleva venire, il Sudan non è Mediterraneo ovviamente, ha avuto difficoltà con l'ambasciata italiana in Sudan che non ha consentito il suo visto, non ha dato il visto e quindi non è potuto venire. No, per dire come questa possibilità di partecipare a questo grosso evento sta veramente riscuotendo un grande successo. E così speriamo di andare avanti anche per il futuro.